ditemi la verità, vi prego, sulla Wicca. Alcuni dicono che la Wicca è antica, altri che è un'invenzione. Alcuni dicono che fa girare il mondo e altri che è soltanto un'assurdità. E quando ho chiesto al mio gran sacerdote che cosa fosse, la gran sacerdotessa si è seccata e mi ha detto che non era il caso di fare queste domande. Ah, nessun gran sacerdote né gran sacerdotessa è stato maltrattato per la realizzazione di questo video. La verità, tutti vogliono sapere la verità. Mi dici la verità sulla Wicca, la storia della Wicca, come si diventa Wiccan, eccetera. Ma la verità non è qualcosa che sia universalmente dato, è un processo, soprattutto in una visione neopagana. La verità non è una. Quindi, io non credo che con un video si possa sapere tutta la verità sulla Wicca, perché quello è un percorso che dura una vita intera. E anche se un giorno qualcuno dovesse arrivare a conoscerla, questa verità, sarebbe comunque la sua verità, perché altre persone avrebbero verità diverse. Quindi, quello che vi racconterò oggi è solo un pezzettino di una delle mie verità. Vi invito a non credermi ciecamente, a leggere anche voi, ad informarvi, a farvi delle domande, quindi a mettere in discussione le cose in cui credete e a confrontarvi con altre persone, perché io credo che veramente il confronto con persone, anche quelle persone che la pensano diversamente da noi, sia sempre qualcosa di molto importante e di molto arricchente. Dunque, quelli di voi che mi seguono su Instagram e su Facebook. Aspetta, c'è qualcuno che ancora non mi segue su Instagram e su Facebook? Dicevo, quelli che di voi mi seguono sanno che nei giorni scorsi ho lanciato un sondaggio perché avevo tantissimi argomenti di cui parlare e tantissimi argomenti da cui in realtà iniziare e approcciare un discorso che poi porterò avanti anche nei prossimi video e non sapevo bene da dove cominciare. Io sono una bilancia, sono un po' indecisa. Cliché. Allora, per farlo ho lanciato una serie di affermazioni, alcune anche un po' paradossali, affermazioni con le quali si poteva essere in accordo o in disaccordo, e ho chiesto a voi quali erano quelle che vi colpivano di più. Per cui oggi inizierò dalla prima. La Wicca è un'antica religione precristiana? Allora, per rispondere a questa domanda, io vi invito a fare un viaggio nel tempo. Chiudete gli occhi, fatelo davvero, vi vedo. Immaginate di essere su una spiaggia. È una spiaggia ampia, quasi deserta, non c'è nessuno. Alla vostra sinistra c'è il mare. Il mare è leggermente mosso, c'è un po' di vento, c'è un'aria fredda. Siete sicuramente in un mare del nord. Quello alla vostra sinistra è infatti il canale della Manica. E se strizzate gli occhi, in questa distesa di sabbia che sembra quasi sconfinata, in fondo vedete una figura. La figura si avvicina, viene verso di voi e vi accorgete che è un vecchietto con la barba lunga, i capelli scompigliati dal vento e cammina appoggiandosi ad un bastone. È vestito con un completo e un gilet. Sembra proprio un signore inglese. E in effetti è un signore inglese. Quell'uomo è Gerard Gardner, che sta passeggiando sulla spiaggia di Heathcliff. Siamo negli anni 50, nel 1954 per la precisione, quando viene pubblicato il libro di Gerard Gardner, Witchcraft Today. In questo libro lui nomina per la prima volta pubblicamente la religione della Wicca e dice di essere entrato in contatto con un'antica coven di streghe che lo ha iniziato nel 1939. In particolare la sua iniziazione sarebbe avvenuta proprio ad Heathcliff ad opera di una vecchia strega del luogo che si chiama Old Dorothy. Di più non può raccontare e non può farlo perché negli anni 50 è stata da pochissimo abrogato il cosiddetto Witchcraft Act, la legge inglese che impedisce la pratica di rituali magici e stregoneschi. Le pene previste sono multe salate, addirittura la reclusione e soprattutto la perdita della buona facciata sociale. Esistono diversi studi e diverse ipotesi su chi fosse questa Old Dorothy e su quando, come e in quale gruppo sia davvero avvenuta l'iniziazione di Gerard Gardner. Nessuno degli studiosi si è mai trovato d'accordo su questo argomento. Perché? Perché effettivamente non esistono testimonianze comprovate dell'esistenza di un'antica coven di streghe in cui Gardner sarebbe stato iniziato. L'unico a parlarne è lui. E lui è un uomo che ha una storia decisamente peculiare. Nel 54 Gardner è già difatti un uomo in pensione. Ha avuto una vita molto avventurosa, ha vissuto non solo in Inghilterra ma in tantissimi luoghi diversi del mondo. E se vi interessa l'argomento della vita
di Gardner c'è un bellissimo libro di Philip Hazelton che si chiama Gerald Gardner, Witchfather, che parla proprio nello specifico di questo. In più è entrato in contatto con praticamente tutti gli ordini esoterici che ha incrociato nel suo percorso. Con la massoneria, con l'occultismo, con lo spiritismo, col moderno druidismo, con l'OTO e quindi con la figura di Aleister Crowley, con la teosofia, con i Rosa Croce, insomma, con tutto quello che è il meglio del mondo magico, mistico, esoterico occidentale. E infatti tutto questo meglio entra a pieno titolo nella Wicca, che è la religione da lui effettivamente fondata o rifondata. Se non è mai stata provata la discendenza della Wicca da antichi culti precristiani, perché Gardner racconta la storia dell'antica coven di streghe allora? Io questo non lo so. Credo che abbia a che vedere col fatto che noi, proprio come esseri umani e in generale come cultura occidentale, tendiamo a considerare migliore ciò che è antico e a dare meno importanza a qualcosa che invece è nuovo e recente. Quindi credo che una delle possibili risposte sia che Gardner volesse in qualche modo nobilitare la Wicca agli occhi dei lettori, no? Un'altra possibile risposta è che Gardner voleva riallacciarsi a tutto un mondo di stregoneria, di folklore, che era sicuramente molto vivo nell'immaginario dell'epoca. Stiamo uscendo dall'epoca romantica e il famoso romanticismo inglese è stato il trionfo del gotico, della figura della strega che vola nei cieli di notte e poi si trasforma e prende le sembianze della civetta, prendere le sembianze del lupo. Credo che Gardner ne fosse assolutamente influenzato e credo che il suo fosse anche un tentativo di avvicinarsi proprio a un immaginario dell'epoca per portare avanti il suo messaggio. Quindi ricapitoliamo. 1. Il nome Wicca per disegnare una religione compare per la prima volta nei libri di Gerald Gardner negli anni 50 in Inghilterra. 2. Gerald Gardner dichiara di essere stato iniziato in una antica coven di streghe, ma la verità di questo suo racconto non è mai stata provata da un punto di vista storico. 3. Possiamo quindi dedurre che la Wicca nasca effettivamente con Gerald Gardner come una nuova e antica religione. Un momento. Come fa una religione a essere nuova e antica nello stesso momento? Del fatto che la Wicca sia una religione nuova abbiamo già parlato. Aggiungiamo un altro elemento. Non esistono ad oggi delle prove storiche del fatto che esistesse una antica religione delle streghe in Europa. Questa è un'ipotesi che andava per la maggiore all'inizio del Novecento, soprattutto per via della pubblicazione di un testo di Margaret Murray, un'egittologa e antropologa ancora inglese, un testo che si chiamava Witch Cult in Western Europe. In questo libro lei metteva in relazione una serie di avvenimenti, ritrovamenti e testimonianze e sviluppava l'ipotesi suggestiva che esistessero delle antiche forme di religiosità precristiana, quindi pagana, che erano sopravvissute nel corso di tutta l'età moderna e che erano rimaste sotto traccia nella paura dell'Inquisizione, e quindi lei riteneva che le streghe, quelle che portavano le loro confessioni al tribunale dell'Inquisizione, fossero in realtà rappresentanti di questa religione. Ora, l'ipotesi della Murray, per quanto suggestiva, è stata smentita a partire dagli anni 60, perché non esistono prove di una cosa del genere, non esistono prove di una coesione di movimento così grande come quella da lei ipotizzata. Esistevano sicuramente delle pratiche stregonesche, delle pratiche folcloriche, esistevano. In Italia c'è l'esempio dei benandanti, ben raccontati da Carlo Ginzburg nel suo famoso libro. Ma tutte queste persone, se interrogate senza le torture dell'Inquisizione, avrebbero risposto che loro o non credevano in nulla, oppure credevano e professavano una sola religione. Il cristianesimo. Non esisteva infatti qualcosa come la religione delle streghe. C'erano delle pratiche, ma sono sufficienti delle pratiche perché si qualifichi una religione? Possiamo parlare di streghe anche se le persone non si identificano come tali se non sotto tortura? È il momento di tornare alla nostra definizione. Religione nuova e antica. Perché antica? Semplicemente perché i praticanti e tutte le streghe che sono venute dopo Gardner hanno in qualche modo accettato il suo racconto. Oggi noi consideriamo questa discendenza dall'antica religione delle streghe più come una sorta di mito di fondazione, come una vera e propria mitologia, un po' come un'odissea delle streghe. Per noi è un'ispirazione più che un fatto storico. E vi dirò la mia su questo. Io credo che non sia soltanto la storicità di un movimento,
il fatto che sia più o meno antico a decretarne la validità. Penso che sia la capacità che ha di rispondere a dei bisogni delle persone a lui contemporanee, e questo la Wicca lo fa benissimo, tant'è vero che ancora oggi viene considerata una religione estremamente innovativa e moderna, anche se sta quasi per compiere 100 anni. E un altro elemento di validità sta nella sua coerenza interna, nei suoi valori fondanti, nella capacità di radicarsi all'interno di una tradizione già esistente. Nel caso della Wicca, la tradizione esoterica occidentale, che, come vi ho raccontato, Gardner conosceva sicuramente benissimo e con la quale era in contatto. Per cui prende un immaginario antico, che funziona, che è suggestivo, che colpisce lui in primis e tutti gli uomini del suo tempo, e lo fonde con il meglio della tradizione esoterica occidentale. E così nasce la Wicca. E ora possiamo tornare alla nostra visione sulla spiaggia. Quel vecchietto si è avvicinato un po' di più, ora lo potete vedere bene, e vi accorgete che dietro di lui vengono altre persone. Sono tutti gli uomini e le donne che nel corso del tempo, nel corso degli anni, nel corso dei decenni, hanno alimentato l'idea che quell'uomo inglese ha creato, le hanno dato vita e hanno continuato a portarla avanti fino ad oggi. Tra di loro ci sono Doreen Valiente, Alex Sanders, Janet Farrar, Stuart Farrar, Raymond Buckland, Vivian Crowley e tanti altri. E chiunque oggi parli di Wicca o di stregoneria sta attingendo a una parte dell'universo che quell'uomo e quella prima coven di streghe è riuscita a creare. Ecco, la mia speranza è che grazie a questo video e anche grazie al lavoro di tanti altri che si occupano di divulgazione su questi temi in Italia, gradualmente le persone sappiano sempre di più da dove viene la Wicca e da dove vengono tante delle pratiche che magari incorporano nel loro lavoro magico anche senza saperlo. Io non credo che tutti debbano diventare Wiccan gardneriani tradizionali. Assolutamente no. Credo che ognuno sia liberissimo di proseguire il proprio cammino, però credo che dovremmo cominciare a riconoscere sempre di più le basi comuni del nostro percorso nel mondo del neopaganesimo e rivendicare tutti insieme come un vanto che no, non siamo un culto antico, ma siamo un culto moderno e che si spera porterà una nuova visione, nuovi valori e forse un giorno anche un nuovo mondo un po' più giusto. Questo perlomeno è quello che credo io ed è anche un po' la mia speranza. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, lasciatemi un commento per raccontarmi voi come vi rapportate a questo tema dell'antico e del nuovo, o semplicemente un like se il video vi è piaciuto. Ricordatevi anche di seguirmi su Instagram e su Facebook, così la prossima volta potrete partecipare anche voi ai sondaggi ed eventualmente non direte che scelgo sempre argomenti noiosi.